Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni. Per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia, è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Sala congressi Zanandrea di Centro, strapiene in ogni ordine dei posti in occasione del dibattito 100 centro di un'economia di aria vasta, organizzato dal PD Centese, tra il pubblico tanti addetti ai lavori, locali e rappresentanti delle categorie imprenditoriali. Ma cosa significa aria vasta in un riordino istituzionale di settore? Aria vasta è ragione principale di una lettura e di una interpretazione del territorio per aree vaste. Sta nel concetto di rete di relazioni, visto come la ricerca di una dimensione della programmazione che superi gli ambiti amministrativi comunali, spesso troppo ristretti geograficamente, economicamente e finanziariamente, senza però arrivare al livello regionale. Parterre de Rois, il tavolo dei relatori. Ospite principale Filippo Taddei, del responsabile economico del PD italiano, Sabrina Cherubini, responsabile del settore lavoro PD Ferrara, Pierpaolo Busi, assessore al commercio e bilancio di Cento, Filippo Parisini, vicepresidente SIPRO e presidente ente territori e fiere di Cento. Il saluto del sindaco Piero Lodi e l'introduzione del segretario comunale PD di Cento, Ivan Grecchi. Gli intervenuti tutti con spunti interessanti e annunci importanti, come quello di Parisini, che ha annunciato l'apertura di uno sportello SIPRO a Cento, ufficializzando il progetto il prossimo 25 febbraio. Sentiamo i vari interventi e l'intervista esclusiva a cura di Marco Raboni per Traquino Centese Web TV a Filippo Taddei, responsabile economico del PD italiano. Siamo diverse aree che prendono posizione, abbiamo visto in questi giorni italiani parlare di un avvicinamento dell'area del turismo alla costa piuttosto che alla sanità che prende i suoi canali, e quindi ci si domanda che cosa capiterà all'assetto economico della nostra città, che la vede crocevia di tre province, quindi di tre proposte di tre aree. Adesso con la sfida della nuova area vasta, del superamento, io credo che il percorso individuato sia quello giusto, quello che stiamo cominciando a delineare sia quello giusto, cioè quello di andare verso un sistema di alleanze variabili che dicono sostanzialmente
facciamo ciascuna cosa con chi è persino più bravo di noi nel farla. Io dai tempi della scuola ho sempre detto nessuna vergogna a farsi aiutare, ma se devo copiare preferisco farlo dal migliore della classe o da quello che in quella materia riesce ad avere i migliori risultati. Allora, è normale dunque che si cominci a immaginare un'alleanza strategica sul turismo con la Romagna, perché la Romagna è regina del turismo, non solo in Emilia Romagna, ed è, questa è la mia risposta personale, assolutamente normale che i temi dello sviluppo, della strategia, delle infrastrutture, dell'economia non possono che vedersi dialogare con Bologna e con Modena, perché è lì che c'è economia e perché quello è il modello economico. Al fatto che noi ci troviamo di fronte ad una riforma istituzionale che a mio parere dimostra molte criticità. In effetti già lo diceva anche il nostro sindaco, quando si deve, noi siamo una realtà territoriale fortemente integrata che vanno verso Bologna, verso Modena, quando si è deciso di una riforma istituzionale, quando si è deciso insomma, di abolire le province, è evidente che sul territorio non vi è stata un'analisi così precisa. Dico questo perché Piero ha posto il tema delle alleanze variabili, perché è una discussione insomma, che non parte dal territorio, sarebbe una discussione buona. Mancano risorse per costruire una progettualità. La politica in questo momento sul tema dell'area vasta cerca risposte articolate, perché correttamente deve essere così dal momento che se parliamo della provincia di Ferrara parliamo di una provincia che ha delle caratteristiche molto diverse. Le caratteristiche diciamo le imprese economiche del centese sono del tutto diverse dal delta o dalla costa, quindi non si può pensare a una soluzione, un modello che sia così. Si creano le premesse per esserlo, quindi ci sia una formazione di qualità, ci sia un collegamento tra la scuola, la formazione, le esigenze effettive delle imprese locali. A Cento c'è una sede del Tecnopolo, quindi è già molto concreto questo aspetto e nel ragionamento del mettere in relazione tutti i soggetti, quando parlo di questo parlo appunto di scuola, adesso con la legge sulla buona scuola ci sono già degli elementi che rendono possibile, rendono effettiva l'alternanza scuola-lavoro e quindi sicuramente quello è un primo punto. Associazioni rappresentative del territorio centese, cito qui il gruppo laionistico, che ci ha incontrato con alcuni esponenti politici di entrambi di schieramenti plurali, quindi un omaggio anche all'interesse responsabile, a prescindere dalla bandiera, dall'appartenenza, che quando le cose sono buone a prescindere, e c'è un'esigenza di dire Cento c'è bisogno di declinare questa idea di geometria variabile, a Cento c'è bisogno di aprire uno sportello, quindi si promuove, arriva a Cento, apre uno sportello, lo sportello non è passivo, lo sportello è fatto di contatti attraverso interlocuzioni costanti con tutto il sistema rappresentativo economico e sociale e centese e l'idea è quella di un rapporto uno a uno con le imprese. Per dirgli cosa? Tanto per spiegargli chi può avere a disposizione il credito, a che tasso per compartecipare l'eventuale quota la quota di capitale pubblico messa a disposizione dalle premialità dei bandi. I bandi non sono ancora pubblicati, abbiamo delle anteprime, ma poiché non sono pubblicate, il legislatore regionale non sono io, è evidente che non posso, né voglio, né devo dire. Ma gli argomenti di fondo saranno il piano dell'agricoltura, lo trovate agli sportelli delle associazioni agricole, ma qui mi pare che ci siano imprenditori o interessati di altre cose. Tutti i bandi premiali sulle imprese che riguardano cambio, metto le pellicole fotovoltaiche alle finestre della mia azienda, le metto in rete, diminuisco il costo dell'energia elettrica perché con quello efficiente la linea di produzione. Siamo con Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico Italiano, a Cento per parlare di economia perché Cento fino a qualche anno fa era considerata un'isola
un'isola felice, adesso dai discorsi che si sono fatti non più. Cento deve entrare in rete, deve fare squadra, da quello che abbiamo capito da questo dibattito. È così? Non solo Cento, ma è tutto il paese. Il senso della politica del governo è coordinarsi, mettersi insieme, fare sistema per fare in modo che offriamo un contesto in grado di rilanciare gli investimenti per creare occupazione. Questo l'Italia, come l'Europa, non perde per un problema legato all'immigrazione, perde se non crea lavoro. Guardiamo le elezioni francesi, dove il populismo, Le Pen, i movimenti di destra si affermano non dove c'è più immigrazione, ma dove c'è più disoccupazione. Quindi cerchiamo di fare in modo che tutti ci muoviamo nella stessa direzione, il governo per quel che gli compete e le istituzioni locali. Mi ha colpito due parole, quando ha citato il fatto di convincere le aziende a investire in Italia, ha citato quell'azienda che doveva scegliere se fare questo startup in Puglia o andare in Svizzera. Quindi le due parole sono queste: perché qui, perché adesso? E queste sono le domande a cui devi rispondere, non solo per il caso di quell'azienda che voleva fare, stava valutando, di quell'imprenditore italiano che stava valutando se fare una startup in Puglia o farla piuttosto che in Veneto. Questa è una domanda a cui dobbiamo rispondere in qualunque contesto, anche nel nostro, anche in un contesto fondamentalmente virtuoso come quello del Centesio o come il mio, che sono di Bologna, perché dobbiamo capire che le alternative esistono. Siamo il paese più bello del mondo, certo, ma ci sono anche luoghi, forse un po' meno belli, che competono con noi, e a quelli, e per competere con loro, dobbiamo dirgli che sì, che noi siamo fieri del nostro modello sociale, siamo in grado di tenere il nostro stato sociale, ma siamo in grado di tenerlo perché sappiamo essere più efficienti e anche un po' più chiari, un po' più prevedibili nei nostri comportamenti. Se offriamo certezza e riconoscimento dei nostri difetti e delle nostre potenzialità, allora possiamo convincere le persone, gli imprenditori, italiani o stranieri, effettivamente a impegnare il proprio futuro qui in Italia. Ecco, non possiamo non, avendo l'occasione di avere un responsabile nazionale e una persona molto vicina al nostro Premier, a Matteo Renzi, i rapporti con l'Europa. Discussione sui toni invece che sui contenuti, sul linguaggio invece che sulle politiche. L'Italia vuole una cosa molto semplice, vuole unire un'Europa che sostenga gli investimenti, come peraltro aveva promesso la Commissione Juncker quando si presentò al Parlamento europeo. Aveva un tratto di novità, di innovazione, e quel tratto era il piano Juncker, appunto, un grande piano di investimenti paneuropeo che legava insieme tutte le città europee. Noi volevamo, l'Italia vuole semplicemente quello, l'Italia che rimane fedele ai propri impegni, alle proprie promesse, che promette la riforma del mercato del lavoro e la fa, che annuncia la riforma della pubblica amministrazione e poi produce i decreti attuativi. Quella stessa Italia che continua il proprio percorso riformatore vuole lo stesso tipo di atteggiamento dall'Europa. Siamo felici di fare quello che è necessario per rispondere al nostro paese e rinforzare l'Europa. Ci aspettiamo però uno sforzo ancora una volta coordinato, come c'è il coordinamento tra il governo nazionale e quello che ci sia tra quello nazionale e l'Europa. L'ultima domanda, dottore, l'Italia ce la farà? Sì, ce l'abbiamo sempre fatta, però il punto non è se ce la faremo comunque, dobbiamo farcela bene. Bene, la ringraziamo della sua disponibilità. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Bene, è un pronto personale.